Siamo tornati con le breaking news. In primo piano, inevitabilmente, il taglio del nastro della città del Natale di Arezzo, un evento che porterà centinaia di migliaia di persone da tutta Italia e che vede un dispiegamento importante anche di forze dell'ordine e di sicurezza. Al Prato il taglio del nastro, la presenza del sindaco, delle autorità, anche delle forze dell'ordine, come detto già migliaia di persone in centro di Arezzo per dare il via, salutare questa ennesima edizione che sperano tutti sia di grande successo per un volano in favore del lavoro, dell'economia cittadina. E invece parliamo sempre di Arezzo, andiamo infatti al Palasport di San Laurentino, commovente cerimonia culminata con l'omaggio a Giorgio Cerbai. Il Palasport appunto da oggi porterà per sempre il suo nome, una scelta che ha trovato il plauso di istituzioni e anche quartieristi. Sappiamo che lì è il quartiere di Porta del Foro. Per quanto riguarda invece ancora l'economia e il lavoro, continua l'onda lunga di commenti sulla scelta di ABB di licenziare 33 persone dello stabilimento di San Giovanni Valdarno. Il PD l'ha definita una scelta sconcertante, quella dei licenziamenti tout court, senza passare dagli ammortizzatori sociali. Lunedì lo sciopero, intanto si lavora per cercare di aprire un tavolo di dialogo con l'azienda che possa andare verso gli ammortizzatori sociali e magari una cassa integrazione. Vedremo nei prossimi giorni. È tutto intanto dalle breaking news di Teletruria.